Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi total look da 0 a 100 con Shein e soprattutto i prodotti She Glam di Shein. Vi ricordo il mio codice sconto che è del 15% valido su una spesa superiore a 39 euro su tutto il sito e lo trovate qua sotto nell'info box. Disagi subito proprio, mi stavo morendo. E nulla. Allora, oggi cosa faremo? Vedete che sono in pigiama. Tra l'altro ho fatto anche la piega in questi giorni, se mi seguite sui vlog avete già visto tutto. Prima però di iniziare vi ricordo che nell'info box trovate tutto, i miei account TikTok, Instagram, andate a seguirmi così vi aggiorno sulle anteprime, su tante cose, trovate tanti contenuti e quindi mi fa piacere e andate. Se vi va iscrivetevi, mettete mi piace e ultima cosa, se volete ancora, c'è la lista Amazon se qualcuno vuole farmi qualche regalino. E nulla, iniziamo subito. Allora, me levo gli occhiali perché tanto è inutile. E mi lego i capelli. Vi dico subito che ho fatto giusto la base, un po' di base. Ho utilizzato come prodotti She Glam questi due correttori. Allora, questo qui è il Shein Concealer Perfection nella colorazione 03 Warm Ocre, questa qua, che è perfetta perché è un po' pescatina e va proprio a correggere il nero dell'occhiaia. Io spero di essere a fuoco, ho fatto degli ultimi video in cui non ero bene bene a fuoco e mi rode tantissimo questa, mi fa rodere tantissimo questa cosa. E quest'altro sempre, il She Glam, che è lo 01 Fair, fatto così, invece questa volta liquido, per andare a schiarire e l'ho messo anche un pochino sul viso. Poi ho fissato con una ciglia, ho fatto le sopracciglia con altri prodotti, quindi non vi sto qui a dire, ma niente di che. Ok, iniziamo. Oggi andiamo a provare questa palettina qui che è la Beach Sunset, molto bella, guardate qua, sa molto d'estate, ha questa trama col tramonto e queste sono le colorazioni, che sono proprio colorazioni da abbronzatura, da estate, da mare. Bellissime, stupende veramente e i colori sono una bomba. Ok, iniziamo subitissimo, io ho già messo il primer sugli occhi. Andiamo allora. Prendo prima Dasik, questo qui che è un marroncino neutro proprio, e lo andiamo ad applicare. Vediamo un po' com'è. Ok, poi applicato un pochettino rosino, ma non mi dispiace per niente, è veramente carino. Come state vedendo, si è già sfumato. Perfetto. Wow. Mamma mia, finora questi prodotti mi stanno piacendo tantissimo. Magari prendo un pennello un pochino più grande e sfumo proprio benissimo i contorni, però vi dico che va bene così. Poi, vediamo. Andiamo a intensificare tutto con... Boh, non ci vedo. Serene, vabbè, questo qua, che è un opaco. Un bordeaux più o meno, lo vedete più chiaro, ma in realtà è un bordeaux. Vabbè, e lo metto qua sotto. Guardate qua, l'ho solo appoggiato, cioè la pigmentazione è assurda. E fallout finora non ce n'è. Allungo come al solito e prendo un altro pennellino più fitto questa volta. Dove sei? Dov'è? Ah, perché in tutti i miei video c'è qualche disagio? Appunto. Perché altrimenti non sarebbero miei video. Vabbè, prendo questa. Appunto, la luce che ci abbandona. Mamma mia. Prendo questo qui che è 8 pm, che è proprio un bel colore scuro. Molto bello, perché non è il solito nero o il solito marrone. È proprio un marrone violaceo, ma non c'è troppo viola, cioè è proprio bello bello bello. Scusate, ma la luce mi sta uccidendo. Ok. No comment. E questo lo vado a mettere un pochino più di precisione e lo porto anche sotto. Vedete quanto scrive? Mamma mia. Allungo anche un pochino questo. Così, perfetto.
Perfetto. Guardate che bello. Adesso io vorrei provare più colori possibili. Aspettate che vado. Anzi, applico anche questo, che non riesco a leggere, scusatemi. E sfumo un pochettino i lati. Ok. E prendo un pennello da sfumatura, quello di prima. No, ne prendo un altro perché quello di prima non lo vedo. E sfumo bene i contorni. Ok. Niente, niente male. Adesso io voglio provare diversi colori. Faremo un degradé. Quindi metterò. Questo è duocromo. Questo qui è super duocromo perché se lo giro da una parte è oro e da un'altra invece è rosa. Stupendo. Io ho la luce che mi sta facendo penare come al solito. Cioè, non è possibile. Ogni volta ste sceneggiate. Però siete abituati. E niente, dicevo, voglio fare proprio un degradé di colori, quindi metterò questo qui che è un rosso più scuro, questo qui che è un rossiccio oro rosa. E quest'altro, quindi farò proprio effetto degradé. Ve li faccio vedere prima asciutti e poi, come al solito, sapete che io in generale ormai li applico sempre bagnati gli ombretti. E nel mio privato, addirittura sotto ci metto un ombretto liquido, così diventano super duocromo e l'effetto è stupendo. Io ve lo straconsiglio come metodo. Niente male, cioè vedete sono asciutti e sapete che io questi colori qua li applico con le dita. Ok, vi ho fatto un po' di zoom per farvi vedere meglio e adesso li applichiamo bagnati. No, dimmi che l'ho preso il setti spray, cioè io me lo ricordo di averlo preso e infatti è qui. No comment, ma veramente no comment. Andiamo con il primo colore, questo qui. Ok. E lo vado a mettere appunto qua. Mamma mia. Ok, sì, si vede. Sono felice che si veda. Poi il secondo colore. Ah, il primo era 6 PM. Quindi stavolta 6 del pomeriggio. Questo che sto mettendo adesso, fucsiato con riflessi oro, è Afterglow, che sarebbe questo qua. Non so se si vede. Sì, vedete che cambiano colore? Anche questo. Stupendi. Poi per swatch vari li trovate sui vecchi, sugli altri video, insomma, che ho già fatto su questi prodotti. E li trovate sul mio Instagram, tutti gli swatch. Come sempre, vediamo un pochettino. Ok, l'ultimo che è, come ti chiami? New Moon. Ok, che stupendo. Ma vedete perché vi dico di applicarli comunque bagnati? Ho leggermente fallout qui, me l'ha fatto questo qua. Per il resto tutto nella norma, tutto perfetto. Prendo un bel pennellone e sfolvero via gli eccessi. Ok, adesso faccio la stessa cosa anche di qua. Anzi, no, aspettate un attimo, sapete che c'è? Ma proviamoli tutti, che dite? Mettiamo un po' di Poetic, che è questo viola qui sotto, quindi lo prendo col pennello e vabbè raga, io lo faccio con tutti questa cosa, quindi non è barare, cioè lo faccio pure con gli Anastasia, per dirvi. Lo metto giusto qua. Così li usiamo ufficialmente tutti. Prendo 5 PM, che è questo qua al centro che è più rosino, e vado a sfumare
tutta la mia parte qua sotto. Diciamo che è uno smoky bello intenso, eh. E eccoci qua. Dai, vado a fare la stessa cosa dall'altra parte e vediamo il risultato col mascara. Ok, questo è il risultato degli occhi. E veramente io sono super soddisfatto, cioè non so se si vede, tutto sfumato bene, i colori shimmer sono pazzeschi, si sono meschiati tra di loro perfettamente, però si vede, almeno io vedo ogni singolo colore. Boh, piace tanto, mi piace tanto, spero che piaccia anche a voi. E completiamo anche il viso. Allora, andiamo a fare un po' di contour, prendiamo i pennelli, e ovviamente sto a fare un bordello. Allora, uso la Stereo Face Palette che vi ho fatto vedere tante volte ultimamente e utilizzo questa qui per fare il contour. Ho utilizzato anche queste qui chiare per fare l'highlighting prima, però non vi ho fatto vedere. Allora, utilizzo questa che si chiama Noble Tint e faccio proprio il mio contour freddo, anzi lo voglio più localizzato, più stretto, quindi uso quest'altro pennello, vedete, proprio così. E questi prodotti, vi dico, non perché me li hanno mandati gratuitamente, ma li sto utilizzando sempre. Ultimamente li sto utilizzando proprio sempre, perché mi danno soddisfazione, mi piacciono un botto. Per quanto io abbia anche prodotti più costosi, perché questi veramente non costano niente, però mi piacciono e quindi li uso. Mi pare ovvio. E poi guardate quanto è stratificabile. Mamma mia, mi piace un botto. Non voglio essere troppo ripetitiva, facciamo anche lì un po' di contour al naso che serve sempre, ragazzuoli cari. Ok, prendo allora questa qui gialla e la metto qui sul naso. Ok, perfetto. Adesso invece prendo quest'altra palettina qui, che è nuova, che è la Copper, vi ho già fatto vedere, e io sto adorando e amando il bronzer, che è veramente bello, ed è questo qui. È una tonalità stupenda e va bene anche per me che ho la pelle chiara, cioè praticamente è un miracolo. Quindi lo prendo un po' e vado leggermente a scaldare. Mamma mia che bella. Poi si sfumano, che è una meraviglia, cioè veramente facile, soprattutto qua sulla fronte. Preferisco ultimamente farlo più caldo, ma pure qua sotto, vabbè. Perfetto. E adesso come blush mi è venuta la malsana idea di usarli tutti quelli che ho io. Quindi uso come base questo qui, che è lo She Glam Clear and Bright Liquid Blush nella colorazione 104 Dolce Vita, che è fatto così. Io lo sto adorando, ultimamente lo uso sempre, e lo uso sempre in abbinato a un altro. Però effettivamente, secondo me, se li mischio tutti ottengo un risultato stupendo. Lo sapete che io lo metto un pochino qua, per poi andarla a mettere anche un po' così alla e-girl, però oggi non lo faremo più di tanto, che voglio una cosa un po' più sul sexy. Ecco qua, è stratificabile, forse non so se lo vedete con la luminosità. Poi abbiamo questo qui, che è il High Candy Brightening Blush Powder 02 Amore. È fatto così, io ho scoperto da poco che c'è il pennello, anzi utilizziamo il pennello. Quindi qui si apre, c'è il pennello e questo è il blush, carinissimo. Ci sono anche altre colorazioni, c'è lo specchietto e tutto il pack, è tutto, c'è la cialda piena di cuoricini, carinissimo. E lo metto. Niente male sto pennello, che poi tra l'altro è molto passepartout il pennello, perché ci possiamo fare il contour, mettere l'illuminante e il blush. Ok,
E adesso, come se non bastasse, anzi utilizzo sempre lo stesso pennello, metto sopra quest'altro che è sempre lo She Glam 203 Honey Milk Tea. Vedete quante ne stai a mettere? Però se sfumano bene. È fatto così e questo è iridescente, ecco perché ho detto voglio mettere questo. C'è anche un bello specchio. Lo scarico un pochettino, perché questo è bello power. E mi dà quel glow. E quel caldo. Vedete? Comunque ha un effetto super naturale e radioso, perché ho utilizzato del blush. E l'effetto è stratificabile. Adoro. Poi, come illuminanti, vediamo un attimo cosa fare, perché io ho anche la palette di illuminanti, che è, oppela, questa qui, e questi illuminanti sono super bam bam, tranne questa qui che è una terra, però io la utilizzo come blush perché è troppo calda. Non so che cosa fare, potrei mischiarli. Ma sì, oggi diventiamo una palla discoteca. Prendo Rose Quartz, che è questo qui, con il solito pennello di Basic Gaia per Cosmify. Bagno il pennello perché mi voglio far del male, per quanto questo sia già coprente. E lo sapete che vuol dire che sto sfiorando la mia pelle? Perché se no sono super mega iper pigmentati. Infatti guardate qua, sto sfiorando, vi giuro. E voglio fare tipo una specie di C qua. Mi piace che l'illuminante si veda anche qua quando mi giro. E ne metto un po' qui sulle tempie, ovviamente sul naso e sull'arco di Cupido. Ok, ne ho messo poco, vabbè, mettiamone un altro po'. E giusto così, tanto per, utilizziamo anche la Copper, perché questi illuminanti qui, tranne il dorato, sono molto glitterosi. Quindi utilizziamo questo qui. Utilizzo questo qui, che secondo me è perfetto da utilizzare in questo caso come top coat. Mamma mia, cioè come faccio a non usarli tutti i giorni? Ditemelo. Ok, io spero questo video non sia eterno, veramente, scusatemi. Come proposte labbra io ho due rossettini, aspettate che faccio spazio. Due rossettini di questa linea qui, che è la... c'è scritto? Comunque è la loro linea nuova di rossetti opachi matte. Guardate il pack quanto è bello, con la scritta qui She Glam in oro, stupendo. E tra l'altro è magnetica la chiusura e pesa un botto. Io ho questo qui che è Retro Rose, e anche qui sul, sul pen c'è scritto She Glam. E Chic, ormai so a memoria, che invece è questo nude qua. Però secondo me non ci siamo, quindi io ho anche questi altri due kit. Ho lo 01 Youth, oppela là, che ha un nude, un rosato e un rosso, e quest'altro, ce la farò ad aprirlo, che invece ha il bordeaux nude e rosato. Qua è dura, che ci metto? Perché potrei andare tranquillamente di nude forse, però è scontata come scelta. Io quasi quasi andrei di bordeaux. Proviamo il bordeaux. Sì, decisamente voglio provare il bordeaux. Questo è lo scovolino e sono similissimi a quelli di Jeffree Star. Okay. Per non far durare il video un'eternità, magari finisco di applicarlo. Anzi, visto che adesso facciamo total look, quindi metto anche dei vestiti che mi hanno mandato. Sapete che faccio? Li mischio. Quindi oggi proprio tutto. Ok, quindi prendo l'altro kit, lo 01, e prendo il rosso e ce lo metto sopra. Dov'è? Qui
questo bel rosso qui, vivido, bello pieno. Questo qua. Sì, creiamo un nuovo colore, vediamo un po'. Potrei provare anche a fare l'effetto ombre. Vediamo, oggi è andata così. Sì, mi sta piacendo, ok, andiamo avanti in questa direzione. Ecco, magari si denti no. Ok. Perfetto. Quindi, questo diciamo che è il look al completo. Adesso si asciugano, ma si asciugano subito proprio. Ma adesso vi devo ridare una sistemata i capelli perché con la pinzetta si sono fatti. Vi zoom un pochettino e ovviamente mettiamo meglio a fuoco. Questo è il look viso al completo, con occhi, tutto quanto. Cioè, molto figo, molto glam estivo, secondo me bruciato, bello. Mi piace, fatemi sapere che ne pensate. E adesso andiamo a vedere i vestiti indossati, ovviamente. Allora, questa è la tutina, che sembra un vestitino, invece vedete, è una tutina a più strati, ha questo strato qui, questo qui e questo qua. Quindi tranquilli che non si vede niente, vedete? Lo scollo è così dritto, le manichette a sbuffo. E dietro si lega con un fiocco. Io non sono bravissima a fare gli occhi. Comunque questo qui è bellissimo, il colore tra l'altro è stupendo e lo adoro, super consigliata. Questa qui è un XS. E poi abbiamo il giacchettino e jeans, stupendo. Anche questa qui XS, però veste abbastanza largo, vedete, ma è proprio il modello. È molto particolare, qui si può anche chiudere con la zip e tutto quanto, e la particolarità sta nel retro, fatto in questa maniera. Io sinceramente penso che lo porterò anche allacciato in vita, così, con tipo il nodo, però l'ho già indossato, è veramente fatto bene, è fighissimo. Vi faccio vedere da più vicino magari il tessuto. Ecco qua. E quindi questo insomma è l'assetto finale di tutto il look. Mi piace un botto, non so come farvi vedere perché non c'entro tutta nell'inquadratura, è un po' difficile, forse così, non lo so, proviamo così. Ok, provo un po' ad alzarvi. E eccoci qua. L'adoro, è stupenda, veramente. Anche il giacchettino bellissimo. Anzi, ve lo faccio rivedere adesso con questa inquadratura qui. Approfitto. Ovviamente il giacchettino magari sta meglio su un look più casual, però è adattabile. E secondo me per l'estate, per le serate, in cui comunque tira un po' di vento, e se siete con me e avete freddo, è perfetto. Anche i bottoncini ovviamente per chiuderlo, le tasche che sono vere, non sono finte, e è fatto a pipistrello fondamentalmente. Niente, adoro, super consigliati. E quindi niente, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi lascio nell'info box anche tutti i link ai prodotti. E nulla, mi piace tantissimo il look, tra l'altro non sono nuda, tranquilli, ho ancora la tutina addosso. E nulla, grazie ancora per la visualizzazione, nel senso di aver visto il video, quello intendevo. E niente, veramente ci vediamo alla prossima, un bacione a tutti, ciao!